tutta perché poi la storia dell'ingegnere è particolare, nel senso che comunque fa parte di Crew, che questa azienda, questo studio che ha avuto un'evoluzione incredibile, poi è stata acquisita anche da Ferrovie dello Stato, spero di non dire troppe gaffe, ed è una realtà importante. Di fatto, di cosa ti occupate? Allora, innanzitutto grazie per l'invito. Io oggi rappresento Crew e è un invito che abbiamo insomma accolto con piacere per raccontare la nostra realtà. Crew è una società di progettazione multidisciplinare che ha sede a Brescia e a Roma si è sempre occupata diciamo di infrastrutture, di opere pubbliche metropolitane. Dal 2018 questa società, che aveva un know-how abbastanza importante nelle opere infrastrutturali e nelle opere pubbliche, è stata acquisita dal gruppo Ferrovie dello Stato, diciamo diventando parte di un qualcosa di più ampio. Ad oggi l'edilizia forse non è in crisi, ma bisogna capire come muoversi. E dal 2018 appunto Crew ha avuto la possibilità di entrare nel gruppo Ferrovie dello Stato e quindi di poter lavorare sulle aree dismesse, su tutte le stazioni, e qui anticipo un po' quello che vedremo oggi. Noi parleremo della riqualifica delle stazioni ferroviarie, quindi abbiamo colto l'invito del seminario che era edilizia sostenibile e quindi il tema del riuso e dell'economia circolare. Abbiamo pensato di portare un po' di esempi di stazioni che stiamo riqualificando, e proprio l'idea di Crew dall'anno scorso è stata di diventare non solo parte, poi non è più parte poi infrastrutture, ma è del polo urbano. Quindi vogliamo collocarci come lo studio di progettazione del polo urbano, delle ferrovie, e quindi andare a lavorare su tutte le aree dismesse. Oggi si parla tanto di rigenerazione, lavorando sulle aree dismesse si ha l'occasione di poter fare rigenerazione urbana, perché di fatto certe scale dismesse hanno creato nelle città dei vuoti urbani importanti, che sono appunto l'occasione per rigenerare. E parlare di sostenibilità, cosa vuol dire per noi sostenibilità? Io e Crew sono la responsabile del settore sostenibilità e quindi nella presentazione vorremmo un po' dirvi qual è il nostro approccio alla sostenibilità, che è un tema molto inflazionato, non è inutile che ce lo nascondiamo, e qual è il nostro approccio per questa sostenibilità economica, sociale e ovviamente ambientale. E quindi ecco un po' è questo: noi facciamo progettazione, cerchiamo di farla strutturandoci al meglio con multidisciplinarità e appunto sicuramente specializzazione, perché ad oggi per collocarsi sul mercato è necessario comunque essere molto specializzati, e forse la figura del progettista che sottende a tutto è molto importante, ma devono esserci tante specializzazioni. Noi appunto cerchiamo, siamo un team di un centinaio di persone che appunto diciamo fanno parlare diversi know-how, ecco, proprio per restituire il progetto. Noi alla fine restituiamo un progetto, e quindi ci immaginiamo quello che sarà un pezzo di città o un edificio. Lo studio che raggruppa ingegneri, architetti, sì, diciamo sì, figure. Sì, io sono ingegneri e architetti. Allora lo studio ha una sua direzione tecnica, che è quella che noi chiamiamo sala macchine, nel senso che di fatto la direzione tecnica in uno studio di progettazione è la sala macchine, che è divisa in 5 unità: architettura urbana, architettura della mobilità, strutture, ingegneria civile, impianti. E poi ci sono delle discipline trasversali che, diciamo, come la sostenibilità o l'innovazione, che cercano di dare un fil rouge che accompagna poi i progettisti. E quindi voi siete partiti di fatto con, adesso non ricordo male, con la metropolitana di Brescia, diciamo prima di entrare nel gruppo Ferrovia aveva comunque fatto il progetto della metropolitana di Brescia, di quella di Milano, che è stata inaugurata all'N4 un paio di settimane fa. Abbiamo fatto delle stazioni in Arabia Saudita, quindi comunque metropolitane. A Brescia abbiamo fatto anche il progetto di termoutilizzatore, quindi diciamo tranne diciamo forse la fetta residenziale più si è sempre occupata di vari edifici. Oggi ci stiamo occupando anche di depositi, di autobus elettrici, insomma una serie di opere pubbliche. Sì, uno dei progetti più importanti è stata la metropolitana di Brescia, che è un po' un progetto che il nostro direttore tecnico racconta sempre con grande
insomma, con grande orgoglio, perché è stata l'occasione poi di lavorare sulla mobilità, e quindi le stazioni di fatto consentono di lavorare sui pezzi di città. Si è lavorato per portare la luce in banchina, per far sì che questi sistemi che poi alla fine tutti usiamo, che mobilità, perché tutti noi poi ogni giorno ci muoviamo, siano luoghi dello stare, anche luoghi dove non ci sia degrado, luoghi dove le persone possono tornare al centro degli spazi. Senti, volevo chiederti, poi lavorate, avete più di 100 persone lavorate all'interno dello studio, no? Quasi 100. Cosa vuol dire oggi per te lavorare in un contesto del genere con tutti questi professionisti? Perché poi in Italia c'è la difficoltà ad associarsi, no? Mi dicono tra ingegneri, architetti, ma anche tra gli stessi architetti. Cosa vuol dire lavorare in uno studio così grande, e consiglieresti questo percorso, diciamo, dei tuoi colleghi? Sì, allora io penso, forse questa è una mia visione, però, che in generale nella professione sia un po' la nostra, sia una continua crescita. Di fatto il lavoro occupa una parte abbastanza importante nella nostra vita, quindi il fatto che possa piacerci è un plus. Sicuramente per me il fatto di poter essere un team, noi lavoriamo sui progetti in gruppo, quindi di fatto ci si confronta, e il fatto di avere diverse professionalità a me spinge ogni giorno a imparare qualcosa, nel senso che ci sono, ognuno di noi ha delle peculiarità. Io vedo i miei colleghi che sono più portati per la fase di concept, quando nasce il progetto, quando davvero si ha lo schizzo. C'è chi lavora più su un know-how magari di tecnologia, chi si sa muovere più sul processo. Cioè il fatto di essere in tante specializzazioni, qui l'architetto parla con l'ingegnere, qui parla con l'impiantista, tutto questo aiuta poi l'esito, che alla fine è il progetto, perché il nostro output è quello. E più ci si confronta, più si evita forse che il progetto magari non sia coerente, si aumentino delle parti, prevalgano degli aspetti piuttosto che degli altri. Quindi per me questo è un punto, una possibilità di lavorare in un team multidisciplinare. E devo anche dire che ad oggi, ripeto, in un momento in cui anche l'edilizia è complesso lavorare, perché a volte il lavoro piccolo magari fa vedere tutte le sfaccettature, quindi forse partire, io penso, un giovane laureato che inizia in una realtà piccola forse ha la fortuna di vedere tutto, dagli aspetti autorizzativi al cantiere. La realtà grande magari ti fa perdere tutto il filo del processo, però ti dà altre possibilità, e quindi ecco la crescita continua che c'è nel lavorare in una realtà molto grande. L'essere parte delle ferrovie sicuramente consente anche di poter accedere a progetti come per esempio questi che dicevo degli scali dismessi, che ovviamente sono occasioni uniche poi di poter agire sul nostro territorio, perché chiaramente quando ci sono, insomma, tantissimi metri quadri e capisci che è una zona centrale di una città e davvero magari si gioca la rigenerazione di quella città, poi vi farò vedere degli esempi, sicuramente è una soddisfazione. E poi la progettazione delle aree grandi o di un edificio grande, concettualmente fatto come quello di un edificio piccolo, cioè l'approccio è quello. Noi oggi chiaramente usiamo BIM, perché essendo appalti pubblici sono obbligatori, quindi il processo di progettazione da un punto di vista degli strumenti è molto, molto raffinato, se vogliamo vedere, però è anche vero che certe logiche sono quelle del progetto. Ma tu sulla sostenibilità come intervieni nel processo? Sì, okay. Allora, la sostenibilità, diciamo, per noi è un'attività proprio centrale, nel senso che ad oggi, per posizionarci anche sul mercato, noi lavoriamo sulla sostenibilità fin dalle prime fasi del progetto, quindi fin dalla fase di concept. Noi abbiamo un vademecum di progettazione sostenibile, di cui poi volevo parlare, in cui abbiamo una sorta di checklist, e fin da subito teniamo sotto controllo degli indicatori e capiamo se il nostro progetto, in tema di gestione delle risorse, in tema di quindi acqua, energia, materiali, riesce a soddisfare dei requisiti. Quindi noi, diciamo, non ci inventiamo niente, nel senso che da un punto di vista sostenibilità ci sono tantissimi protocolli ambientali come NID, Envision, OL, che ormai fanno da padroni. Quindi un po' l'approccio americano di sostenibilità, un po' i criteri ambientali minimi, che sono i nostri decreti oggi per diciamo in Italia ad oggi per gli appalti pubblici sono cogenti.
un po' tutti quelli che sono i regolamenti europei, perché col PNRR sono nati tantissimi regolamenti su queste tematiche, quindi facciamo una sintesi di tutti i criteri, cerchiamo di applicarli dalle prime fasi del progetto proprio fino al cantiere, perché poi alla fine un progetto sostenibile parte da un'idea forse e arriva fino al cantiere. E quindi la sostenibilità entra a guidare i progettisti. Noi lavoriamo anche su analisi di climatica, analisi sul ciclo di vita, quindi aspetti magari un po' più scientifici che però vengono messi a disposizione proprio della progettazione per poterla rendere, allineata a quelli che sono ad oggi i criteri, perché tra l'altro parlare di sostenibilità oggi è anche, sta diventando più difficile perché ci sono dei criteri che ci arrivano dall'Europa che ci chiedono di parlarne in un certo modo, ecco. In che senso vi chiedono di prendere in certo modo? Ad oggi, fino a poco tempo fa c'era la possibilità di applicare per dei progetti, magari protocolli sostenibilità del Vision, ed erano certificazioni volontarie in cui il cliente chiede al progettista di applicare. Ad oggi, con il nuovo codice appalti, per esempio, la relazione di sostenibilità è un documento obbligatorio che deve redigere il progettista. Ed è un documento che chiede obbligatoriamente le analisi sul ciclo di vita e quindi le analisi del life cycle assessment, quindi chiedono al progettista di colpo di essere molto più preparato su questi temi, viene chiesta la conformità agli obiettivi ambientali della tassonomia, quindi di fatto viene chiesto di dimostrare che facciamo progetti che mitigano i cambiamenti climatici, che si adattano, che lavorano sull'economia circolare, quindi più l'opera è pubblica, più è soggetta a una serie di dimostrazioni di criteri. Poi con la nostra presentazione volevamo un po' raccontarvi questo, ovviamente con dei casi studio e far capire noi cosa facciamo un po' tutti i giorni per mettere a terra queste cose. Leggevo recentemente un dato che tra i lavori più richiesti nei prossimi anni sarà proprio il consulente sulla sostenibilità, no? Leggevo anche io. Insieme all'intelligenza artificiale. Insieme all'intelligenza artificiale, sono due temi un po' che abbiamo toccato in qualche modo oggi. Volevo anche poi chiedere a voi, che siete poi quelli che lavorano sul campo, sul territorio, no? Come sta andando il mercato, qual è la richiesta, se il tema della sostenibilità è un po' entrato nel vostro mondo, nei progetti e nelle richieste. C'è questa sensazione che i committenti chiedono di più la sostenibilità o temi legati, insomma, ai materiali naturali dei progetti? Allora, i progetti, parliamo di progetti pubblici, perché sul privato siamo ancora a zero, secondo me. Sui progetti pubblici, a parte che ci sono già delle problematiche fra i CAM e le direttive europee, perché per esempio, lasciamo stare il discorso come si allarga, il problema è che anche le committenze pubbliche non sono preparate, per esempio, a ricevere, cioè sono costrette a chiedere le relazioni di sostenibilità, ma in realtà poi le verifiche non c'è nulla, sono impreparate completamente. Devono prepararsi per il PNRR, ma ci sono tante realtà che sono costrette a dare tutto esternamente perché non sono in grado di gestire nulla di queste problematiche. E quindi il problema è quello lì, insomma, la preparazione che non c'è ancora, insomma, in maniera generalizzata, insomma, su questi temi. Questo è un po' il discorso generale. E evidentemente è obbligatorio farlo. Quindi si inizia da qualche parte, bene o male, si va avanti, però non c'è ancora, secondo me, uno standard. Per esempio, una domanda che mi viene da fare è, mi sono sempre chiesto, perché io opero un po' su questi temi, ma non in maniera approfondita, perché mi veniva a pensare che se andiamo in sostenibilità, allora, e se partiamo dai presupposti di sostenibilità, teoricamente dovrebbe venire fuori che il progetto automaticamente dovrebbe usare certi materiali piuttosto che altri, quindi in sostanza sarei condizionato nel fare il progetto più che io gestire certe cose, partire dal progetto e per vedere se poi i materiali rispettano la sostenibilità. Se invece facciamo il percorso contrario, parto dalla sostenibilità, automaticamente io sono bloccato. Il che secondo me non sarà così, perché evidentemente invece siccome il tema è di verificare rispetto a uno standard tradizionale quanto è il miglioramento e sostenibilità, che posso fare qualsiasi cosa che ho sempre fatto, quello che mi dico adesso a me, e basta che dimostri che sto migliorando questo tema. Quindi questo è un po' il momento in
questo momento, cioè la situazione in questo momento. Ha sollevato tre aspetti che volevo approfondire con te. Intanto, questa impreparazione del pubblico è reale? Sì, allora innanzitutto grazie del feedback, perché effettivamente fa piacere raccogliere un po' qual è il sentire su questi temi. Allora, sì, è vero che forse nel privato siamo lontanissimi da questi aspetti, nel pubblico volenti o volenti ci siamo ritrovati col PNRR, quello che a volte emerge è che una progettazione sostenibile forse va a riscoprire certi concetti di una buona progettazione, perché una buona progettazione che studia l'orientamento dell'edificio, che studia il materiale locale, è quella poi alla fine la sostenibilità, nel senso che un edificio che è progettato male e che quindi richiederà molta energia perché è orientato male non sarà sostenibile. Un progetto che magari potrebbe utilizzare una pietra locale invece magari la va a prendere molto lontano. Quindi questi aspetti, a mio parere, non sono vincolanti, ma se si prende consapevolezza di tutti, si può provare a fare la propria parte. La circolarità è una circolarità di tutto, del materiale, dell'acqua, dell'energia. Sull'esistente a volte si fa davvero bene perché si riqualifica quello che c'è. Come si fa col nuovo? Forse non bisognerebbe costruire niente, punto di domanda. Oppure lo si può fare in un certo modo. Quindi tutte queste contraddizioni ce le poniamo anche noi. E ripeto, vanno fatte convivere con tutti questi regolamenti che nel frattempo arrivano dall'Europa, che sono molto sempre più stringenti, perché pensiamo ad oggi chi è nel ciclo dei rifiuti. Fino a quei CAM si arriva al 70% di riciclo, ad oggi si sta arrivando con i nuovi criteri dell'Unione all'80%. Quindi il mercato deve essere preparato, i produttori, chi lavora nel ciclo del materiale deve fare molto sforzo. Noi come progettisti cosa facciamo? Possiamo provare a avere attenzione verso il progetto correttamente, verso il materiale locale, verso una prescrizione nei capitolati speciali per i clienti di materiali che magari abbiano delle certificazioni PD, che stiamo lavorando sul ciclo di vita, però insomma un po' è vera questa impreparazione. Si sta andando verso la specializzazione, verso il fatto di conoscere molto tutti gli aspetti per poi provare a tenerli sotto controllo. Ma adesso ovviamente apro un capitolo, perché spesso quando citiamo la parte del super bonus non lo usciamo mai, perché c'è chi è fuori ogni incontro. Però io dico, mi rifondo per sollevare la questione a livello di privati, perché poi alla fine i condomini sono il problema principale. Il super bonus è in qualche modo da prendere e magari ristrutturare meglio con altri paletti, per incentivare anche i committenti, che non hanno ovviamente soldi di fatto, a puntare a migliorare i propri edifici? Beh, intanto il discorso del super bonus è automaticamente bisogna rispettare i campi, quindi io parlavo di edilizia a livello piccolo, diciamo, no? Invece a livello super bonus bisognava rispettare i campi, che adesso sono da 17, sono cambiati in 22, quindi è già migliorato. Adesso abbiamo fatto il discorso di prima, adesso per esempio quando tu fai un discorso di rispetto dei CAM, allora ti dicono uno dei tre parametri è la distanza di acquisto dei materiali, 150 km, 200 eccetera. In realtà allora se tu rispetti questo significa che sei in sostenibilità, diciamo così, facciamo un esempio così banale, ma in realtà non è così, perché uno può, l'Europa ci chiede invece di ridurre il consumo, di ridurre il GWP, e cioè praticamente il GWP, e cioè la quantità di anidride carbonica che noi mettiamo in atmosfera, il che non è coincidente, assolutamente. E noi attualmente abbiamo dei parametri che sono i CAM che andranno in conflitto e fra poco spariranno, per fare venire avanti quella direttiva europea che impone invece la verifica sull'energia carbonica. Legato a questo è il problema che tutte, quello che diceva anche, è legato al fatto che tutti gli operatori, se io devo fare un'analisi del ciclo di vita, cioè fa chi produce il materiale o fa le certificazioni eccetera, ma io devo prendere tutte queste cose e poi mettere insieme e fare l'analisi complessiva, diciamo. Ma tutti i materiali non sono assolutamente, attualmente non tutti gli operatori, anzi pochi, hanno pochissime ditte, almeno quelle che so io, che vedo io, insomma. E sono in grado di darti tutti i valori di ciclo di vita. Faccio un esempio a Knauf, per esempio, uno di edilizia che conosciamo tutti, ma se io lo devo chiedere su,
su materiali particolari che vorrei usare, non ce l'ho, quindi non posso usarli perché non ho i dati d'ingresso, voglio dire. Questo è un problema, insomma, gli operatori stessi, insomma, stanno orientandosi, però ci vogliono mesi per avere, questo mi diceva uno, ci vogliono da 8 mesi a un anno per darmi i dati che mi servono, perché non posso neanche usare materiali, ci vogliono essere in regola, dopodiché, non so, tutto in giro. Ma c'è una confusione sui CAM, perché l'altra volta avevamo un'azienda che sollevava questo problema, che c'è una sorta di confusione sui criteri minimi ambientali, e quindi adesso le aziende stanno cercando di capire come cercare di comunicare al meglio tutto ciò. Ma allora, il vecchio decreto CAM del 2017 che citava il collega era piuttosto confuso. I nuovi CAM del 2022 hanno provato a fare ordine, sono in fase di iscrizione, quindi uscirà, ci dicono, un nuovo decreto che forse andrà a sistemare alcuni aspetti. I CAM provano a mutuare in Italia quello che è l'approccio dei protocolli americani dell'ICE. Quindi provano a dire, ok, per parlare di sostenibilità iniziamo a parlare di tutto, parliamo dell'acqua, parliamo dell'energia, e iniziano a mettere obbligatorio il ciclo delle acque, che per noi è un concetto forse non così quotidiano, che in realtà la risorsa acqua lo stiamo vedendo quanto un po' impatta. Quindi dal punto di vista generale dell'approccio provano a mutuare questa idea di traguardare tutti gli aspetti dell'edificio. Dal punto di vista dei materiali, i CAM che cosa chiedono? Chiedono dei contenuti di riciclaggio. Per il calcestruzzo abbastanza basso, un 5%, però non sempre se ne tiene in considerazione, perché diciamo il 5% che deve tener conto però che l'aggregato sia da stabilimenti certificati, chiedono una percentuale di riciclato alta sull'acciaio, chiedono per tanti materiali le PD, quindi la dichiarazione ambientale. Quindi la fotografia del materiale in modo tale che si possa tracciare anche all'interno del materiale il famoso GVP, che poi serve per fare analisi sul ciclo di vita. Il tema della distanza ad oggi in ICAM è solo un criterio premiante, quindi è un criterio per aggiudicazione, come il life cycle assessment, cioè sono criteri premianti per aggiudicarsi la gara. Nella progettazione quello che c'è è quello che noi intendiamo con ICAM è dei criteri minimi, cioè il fatto che ci siano dei contenuti di riciclato o dei materiali che devono essere salvi piuttosto che i PD, questi sì, sono aspetti diciamo di minima su cui forse nessuno oggi tornerebbe indietro. Ecco, quindi non so, Domenico, questa confusione che dicevi, se in parte risposta. Sì, sì, assolutamente, nel senso che comunque appunto cambiando c'è appunto magari un passaggio che adesso deve essere sì, maggiormente... Sì, ci sono aspetti, anche perché il tema è che è la filiera poi, no, del produttore che deve andare, questo su questi protocolli americani ci insegnano, cioè quando è nato il lead, il mercato ha seguito quelle che erano le richieste, il mercato oggi deve adattarsi, noi abbiamo spesso incontri anche in cui magari il produttore, ci fa vedere quali sono i loro risultati, loro devono lavorare sulle PD, sul materiale, loro devono ogni giorno migliorare il ciclo di produzione, perché i CAM chiedono il 5-10% di riciclato, o si parla di riciclabilità a fine vita, che è un concetto ancora più ampio che il contenuto di riciclato. Quindi il produttore lavora su questa cosa, il progettista cosa fa? Mette insieme tutto nell'analisi dell'edificio, che è un gesso, più acciaio, più calcestruzzo. Quindi diciamo il mercato sta seguendo, i CAM sono stati un primo traino, possono migliorare, sì, miglioreranno da quello che ci dicono. E anche i protocolli ambientali hanno senso un maggior peso. Per esempio a Milano so che ormai sì, si costruisce. Sì, a Milano diciamo che i protocolli quando sono nati implicavano qual è il tema, che a volte si vede il protocollo lì come un extra costo per dell'edificio. Di fatto quello che poi viene dimostrato è che questo extra costo pagato viene poi c'è un rientro a livello di consumi di energia e di acqua, e se non fosse perché tra l'altro l'edificio certificato è anche un buon elemento per l'investimento, come affitti o così. Diciamo che ad oggi ci sono tanti protocolli che stanno nascendo, anche protocolli di GBC che si affiancano un po' al protocollo LEED. Noi per esempio lavoriamo con un protocollo LEED che però appunto richiede magari un progetto di un certo tipo. Il protocollo Envision ha lo stesso approccio sulle infrastrutture, il protocollo UE lavora sulla persona, quindi ha spostato di colpo l'attenzione sulla persona. Il tema del, per esempio, il GBC sta lavorando su dei protocolli che possono lavorare a scala un po' più piccola, tipo historical building, che cercano di certificare l'edificio, però senza
per forza dovevi essere il protocollo lead. Quindi sicuramente, a mio avviso, i protocolli aumenteranno perché sono il modo per rendicontare più aspetti e tenere sotto controllo più aspetti dell'edificio. E a volte possono consentire di quelli di verificare i cambi, cioè fare un protocollo può dimostrare anche se il modo di lavorare sui materiali o tenere conto dei contenuti di riciclato è diverso perché nel lì dipende dal costo del materiale, però diciamo che potranno aiutare a giustificare i cambi. Per esempio, rispetto a tutti i progetti PNRR era necessario dimostrare il non significant harm, quindi tutti i progetti per prendere i fondi dovevano dimostrare di non aggravare. Quando sono usciti i criteri di vaglio tecnico, i progettisti hanno studiato grandi solo i criteri di vaglio tecnico, poi sono arrivati le circolari del MEF che hanno fatto capire magari un po' più creative rispetto ai criteri di vaglio, che hanno affiancato il DNSATA al CAM dicendo che spesso il rispetto del CAM poteva aiutare. Questo per dire che almeno io da progettista quello che vedo è che c'è tantissimo e vedo che un po' tutti questi aspetti non sono in conflitto. Poi noi nel nostro mondo, per esempio, addirittura siamo fatti un nostro piccolo vademecum perché sentivamo l'esigenza di guidare i progettisti ogni giorno e magari il protocollo inizialmente era troppo complesso da utilizzare e il DNSH, per esempio, è stato visto come qualcosa di troppo complicato, anche quello legato ai progetti PNRR. Quindi, poi mi dicevano che veniva poco applicato, forse. Allora, il DNSH adesso di fatto è diventata praticamente quasi legge nei progetti pubblici perché è entrata nella relazione di sostenibilità punto B. Quindi il punto B dice tu devi dimostrare che il progetto sostenga almeno uno degli obiettivi ambientali e degli altri devi dimostrare che non li aggravi. Quindi noi ad oggi, se affrontiamo un'opera pubblica, praticamente detto molto praticamente facciamo la verifica di NSH. Però ecco, è una verifica che prevede di mettere al tavolo gli specialisti, lo specialista ambientale, il geologo, l'idraulico, chi si occupa di materiali. Quindi sono sempre tutti al tavolo insieme, non c'è nessuno che ha la sfera di cristallo, penso, perché poi il tema sono le risorse. Però l'Europa non è adesso quella direzione. L'Europa è da questo punto di vista, in questo momento è super performante a livello di criteri di vaglio. Gli ultimi che sono usciti a gennaio sono i criteri di vaglio tecnico sugli obiettivi ambientali, che prima non c'erano, tramite l'economia circolare, le risorse idriche e l'inquinamento e la biodiversità. Erano i quattro che mancavano, perché prima c'erano la mitigazione, quindi il tema degli CO2 e l'adattamento. Adesso sono arrivati gli ultimi quattro, quindi abbiamo tantissimo, poi però bisogna vedere se la filiera accoglie tutto e se noi progettisti siamo bravi. Altro tema è la rendicontazione. Ad oggi le aziende, oltre un certo numero di dipendenti e un certo numero di fatturato, devono fare la rendicontazione di sostenibilità ai sensi delle nuove direttive. E quindi in qualche modo si va verso questo che viene chiamato integrated thinking, cioè per assurdo le relazioni di bilancio delle aziende conterranno la sostenibilità. Cioè non c'è più Gruppo Ferrovie faceva il bilancio di sostenibilità e il bilancio di gestione. Il bilancio di gestione avrà all'interno la sostenibilità, questo per dire come il tema sta diventando centrale. La rendicontazione di come ci si comporta su questo obiettivo ESG e environmental social governance sarà un po' al di là della visione poi delle aziende.